Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una serata alla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Caro Energia, si ferma la lavanderia delle Molinette di Torino, l'annuncio della LIT, la società che lava e stira i camici dei medici e le lenzuola dei letti dei malati. Stop alla produzione, sempre per il caro Energia, alla cartiera Pirinoli, che avvia la cassa integrazione. Un anno fa pagavamo, dichiarano, 400.000 euro a bolletta, ora 5 milioni. Proseguono le indagini dei carabinieri per smascherare gli assassini dell'imprenditore ucciso a San Carlo Canavese. L'uomo è stato legato a un albero e torturato. Si attende l'esito dell'autopsia. In tangenziale, a Torino un tir travolge un'auto in panne sulla corsia di emergenza. Gravi mamma e figlio. È accaduto all'altezza dello svincolo sito interporto. Ferito anche l'autista del camion. Commemorazione del generale Dalla Chiesa al comando dell'arma dei carabinieri di Torino per i 40 anni dall'omicidio. La cerimonia odierna conclude una serie di eventi che lo hanno ricordato in varie località del Piemonte. Assalto ai test per le lauree in medicina e odontoiatria. A Torino entrerà uno studente su 5. In 2521 si sono presentati questa mattina a Lingotto per l'esame d'ammissione e corsi a numero chiuso, che darà accesso a 515 posti. E a proposito di campus universitari, una società tedesca ha investito 70 milioni in via Frejus, nell'ex area di Atto di Torino. Nascerà una residenza da 582 mini appartamenti. Il calcio, stasera debutto in Champions League della Juventus in casa del Paris Saint-Germain. I bianconeri senza Di Maria, i transalpini potrebbero schierare il trio d'attacco Neymar, Messi e Mbappé. È tutto, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.